Abbiamo passato, tra virgolette, lo scoglio delle qualificazioni ai quarti di finale. Lo scoglio, per modo di dire, ovviamente. È stato un inizio scoppiettante sotto tutti i punti di vista, perché sono scorse nelle nostre vene fino ad arrivare al cuore delle emozioni indescrivibili. Chi c'era lo potrebbe confermare. Abbiamo avuto poi la serata con l'arcivescovo e tutte le squadre che hanno condiviso dei momenti importanti, profondi, per cui stiamo mantenendo il rullino di marcia. Diciamo che adesso siamo al Dallara, siamo a casa del Bologna Calcio, siamo in una cornice meravigliosa. Ho sentito i ragazzi che purtroppo sono stati eliminati rimpiangere il fatto di non aver passato il turno, perché appena vedi il Dallara è un colpo veramente forte al cuore, no? Però siamo qui di nuovo. Il progetto ha gettato delle basi importanti, questa è la cosa straordinaria, e percepisco che, insomma, siamo in fase di crescita. Volevamo costruire qualcosa. Il fatto di inserire in questo contenitore, che si chiama Wheel of Football, degli eventi che diano un senso alla vita in generale, per noi è fondamentale. Ecco perché siamo qui, e sono felicissimo e onorato di poter ospitare anche la nazionale italiana di calcio amputati, che, come hai detto tu, insieme ai ragazzi delle squadre di Wheel of Football comporranno due squadre a loro volta e giocheranno non uno contro l'altro, ma giocheranno insieme, nel senso che in una e nell'altra squadra ci saranno componenti delle due parti. Per cui è un messaggio forte che vogliamo dare a tutti i ragazzi: lo sport non ha barriere, non ha limiti, la passione, che è la stessa di We Love Football, perché We Love vuol dire amore, passione per quello che fai, questa è la cosa che io e Stefania, mia moglie, dell'Oblivion Production abbiamo messo in piedi e studiato perfettamente il senso, che magari detto così può anche sembrare una cosa normale, no? Ma non lo è, perché noi siamo tenuti, abbiamo l'obbligo di trasmettere ai giovani quella che è la passione per un qualcosa. In questo caso si parla di football, per cui l'amore per il calcio, per lo sport, il rispetto, l'integrazione, insomma, qui c'è un po' di tutto. L'Atalanta, se ce l'hai nei tornei, è come dire avere un marchio di qualità assoluto. Che dire, Mino Favini è stato il mio responsabile del settore giovanile a Como, per cui parliamo, insomma, della preistoria, ma mi ha insegnato tantissimo. Parte di ciò che abbiamo creato oggi deriva anche da quelle esperienze. Sassuolo è una realtà straordinaria. Ho voluto coinvolgere il mio carissimo amico fraterno Checco Palmieri, reduce da una grande vittoria al Viareggio, e di conseguenza è un'immagine Sassuolo che deve far riflettere a tutti. E poi, che dire, ci sarà una super sfida. La Juventus ha eliminato l'Inter ieri, la Roma ha eliminato una battagliera selezione B Italia, e per cui si scontreranno a seguire, insomma, le squadre che da sempre forse hanno una rivalità storica. Ecco, ho detto ai ragazzi che è giusto cercare di vincere, è giusto portare a casa il trofeo, ma rispettando ovviamente l'uno con l'altro. Per ora, insomma, a parte qualche episodio un po' così che è tornato ad essere, rientrare nella calma o nella norma, devo dire che stanno perfettamente portando avanti quello che è il pensiero di We Love Football. Più difficile organizzare o più difficile portare la fascia di capitano in mezzo a questo campo? Beh, allora, adesso è più facile organizzare, perché se andassi adesso in mezzo al campo sarebbe un disastro, nonostante qualcuno me lo chieda, nelle vecchie glorie ovviamente. Però io quando entro qua è un'emozione indescrivibile, perché quando uscivo, insomma, dal sottopassaggio e mi giravo verso la curva, e, insomma, sono tutti film che stanno scorrendo nella mia mente. Però adesso dedichiamoci a questi ragazzi che sono il futuro. Buon lavoro, Marco. Grazie a tutti.